Scomparsa di Kata. La notizia di pochi minuti fa. Kata è stata. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il 10 giugno scorso, Kata, una bambina di 5 anni, scompariva nei pressi dell'hotel Astor a Firenze, generando un caso che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Nonostante le indagini e le piste seguite dagli investigatori, nessun progresso significativo è stato fatto. L'avvocato della famiglia ha ipotizzato un rapimento organizzato, suggerendo attività illecite nell'ambiente. Ora, una svolta. Katrin Alvarez, la madre di Kata, è stata chiamata dai carabinieri per visionare una foto. La Nazione riporta che la foto, di qualità limitata e senza localizzazione specifica, mostra una bambina con i capelli raccolti in due codine laterali, indossante un giubbino rosso e uno zainetto. L'ingrandimento del volto ha portato la madre a affermare che gli occhi e il naso sembrano i suoi, ma a causa di un riflesso del vetro, non ho potuto confermare al 100% che fosse lei. La foto è stata scattata da qualcuno che pensava di aver riconosciuto Kata attraverso dettagli resi noti dopo la sua scomparsa. La provenienza esatta e l'autenticità della foto sono ancora incerte, e i carabinieri stanno effettuando verifiche. Indiscrezioni suggeriscono che la foto potrebbe provenire da una città spagnola, ma al momento nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata. Il mistero sulla sorte di Kata continua, mantenendo in sospeso la speranza di una risoluzione positiva. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.